Si rafforzano le misure di tutela per il primitivo di Manduria, DOC e DOCG. Incremento dei controlli in vigna. Stop alla rivendicazione di nuove superfici. L'unione dei consorzi di tutela dei vigni DO di Puglia, del quale fa parte anche il consorzio di tutela del primitivo di Manduria. Ha richiesto e ottenuto da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste l'approvazione per l'incremento della percentuale dei controlli ispettivi in vigna da parte dell'ente di controllo Agroqualità. Tale provvedimento è stato recepito da tutti i consorzi associati. Infatti a partire dal lunedì scorso Agroqualità ha intensificato i suoi sforzi con controlli in maniera massiccia. L'obiettivo è assicurare che tutte le pratiche di coltivazione e produzione all'interno del territorio del primitivo di Manduria siano in linea con gli standard di qualità e autenticità richiesti dalla denominazione. Oltre all'aumento dei controlli il Consiglio di Amministrazione ha anche provveduto nei mesi scorsi a fermare la rivendicazione di nuove superfici a denominazione primitivo di Manduria DOC e DOCIG all'interno di tutti i 18 comuni dell'areale fino al 2026. Questa misura sottoposta al vaglio della Regione Puglia è stata poi condivisa e approvata dal Comitato Vitivinicolo. La sospensione sarà in vigore durante le campagne 2023-2024, 2024-2025 2025, 2025, e 2026, coinvolgendo tutti i nuovi impianti di Primitivo realizzati dopo il 31 luglio del 2020. La necessità di istituire un nuovo blocco fino al 2026 è emersa a seguito di un lungo confronto con i consulenti, con le associazioni di categoria e con la Regione Puglia, al fine di garantire un riallineamento tra domande e offerta con un significativo miglioramento dei prezzi del primitivo di Manduria DOP, ha spiegato Novella Pastorelli, presidente del Consorzio di tutela del primitivo di Manduria L'obiettivo dei controlli rafforzati è garantire che non vi siano tentativi di imbroglio. È fondamentale che i tagli effettuati per fronteggiare la peronospora siano reali e che ogni passo del processo produttivo rispetti rigorosamente gli standard di qualità e autenticità richiesti dalla denominazione. Un insieme di misure avviate già a gennaio con l'introduzione della fascetta di Stato e proseguite con l'implementazione del blocco delle richieste di ampliamento delle superfici coltivate a DOP. Questo impegno è fondamentale, conclude Pastorelli, non solo per conservare intatto il prestigio associato alla denominazione di origine protetta Manduria, ma anche per tutelare gli interessi dei produttori che contribuiscono alla sua produzione e dei consumatori che ne apprezzano il valore autentico e la qualità eccezionale.